nuovo video della carriera di Donna Ruma. Oggi siamo tornati qui con il nuovo video con Empoli Frosinone. È una sfida al vertice alla parte bassa della classifica. Chi vince ha molte possibilità di salvarsi. È tutto pronto a Castellani. Si può cominciare per Empoli Frosinone. Noi siamo in porta e si comincia. Subito possesso palla. Cerchiamo di arrivare a 10 like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci ha messo in difensiva, ci siamo messi. Credo che in questa partita non arriverà neanche mezzo tiro. Contro la Juventus si sono arrivati parecchi tiri e noi li abbiamo parati. Abbiamo concluso con valutazione 6.8, quindi è stato molto interessante. Giro palla a Frosinone, però dobbiamo cercare di segnare e di essere piccini davanti alla porta. Intanto qui bellissimo il cambio di gioco. Mamma mia, che ha salvato il difensore. Intanto qui da noi è mattino e stiamo facendo molti video perché ci stiamo avvantaggiando per l'inverno. Balla per Frosinone. Al 20° minuto, solo giro palla. Tanto qui era un attacco d'Empoli, ma non è riuscito a concludere. La valutazione 6.1, non so perché ci hanno messo quell'1, anche se non abbiamo fatto niente, ma una partita molto noiosa qui a Castellani. Tifosi che non danno animo. Qui Daniel Ciofani. Rosi può mettere il cross. Ancora, mettilo. Vai. Nessuno che ci arriva. Rimettilo, vai. Ecco il pallone, insiste. Cioè, lo mette fuori Cannavale, si sta veloci, ancora Cannavale, lui è il contropiede con Totti, palla per Girardino, Girardino potente vicino alla bandierina, sta arrivando Alex, palla per il piano, gol! Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino, Beppe! Occhio qua, occhio qua! Tanto gli annuncio che, intanto qui nella pasta, devo spazzare via. Gli annuncio che ieri ha vinto l'Europeo, il Portogallo, forse tra un po' farò un video di cosa ne penso di questo Europeo. È stato molto strano perché il Portogallo ha fatto 5 pareggi fino alla semifinale, 5 pareggi. E ha vinto la semifinale e la finale. Secondo me doveva passare il Galles invece del Portogallo. Poi ieri sera si è infortunato anche Ronaldo all'ottavo minuto. Io non è che la stavo vedendo, però ho visto il replay, fino al primo tempo la partita non l'ho vista, ho visto solo il secondo tempo. Però ho visto il replay, ma non è che io dal letto mio la televisione non è tanto grande, allora non ho visto bene il contrasto o il fallo, quello che sia, tra Payet e Ronaldo. Però so che la cosa, la madre di Cristiano Ronaldo
scritto non si gioca per far male agli avversari, ma secondo me Payet non gli voleva far male, intanto qui il gol del Frosinone. Ritorniamo al discorso Ronaldo, secondo me Payet non gli voleva far male perché è un giocatore onesto e poi Ronaldo è sceso in lacrime, se n'è andato via con la barella. Poi però quando hanno iniziato a fine dei 90 minuti regolamentari è tornato, prima dei tempi supplementari, ha dato la carica ai compagni e infatti grazie a lui anche. Se vedete il gol del Frosinone ora sembra, mi pare a me, che sembra che l'Empoli ha fatto l'autogol di testa. No, ha segnato da Cristofani. Intanto giro un attimo la petizione, ragazzi. Il nostro giro palla infinito. Mettiamoci a catenaccio. Va lungo, vai lungo, il tiro, la parata. Un contropiede micidiale. Però avanzare un po'. Sì. È entrato dentro l'area di rigore. Intanto qui ci poteva essere anche il fallo, Allora, metti un bel cross. Comunque si tira. Ancora calcio d'angolo. Insiste il Frosinone. Siamo all'80esimo. A 10 dalla fine. Metti il cross. Svirgola. Metti in alto. Il cross al tiro. Il gol di testa, ma è fuori gioco. Meno male che Daniel ha detto che era una partita noiosa. Eh sì, perché... cioè, con il gol l'abbiamo sbloccata. I tifosi però non... cioè, non sanno... E quelli dell'Empoli? No, quelli del Frosinone lì. Quando l'Empoli torna indietro, a noi va bene perché... occhio qui però, madonna, eravamo spiazzatissimi ragazzi, spiazzatissimi. Guardate noi dove eravamo. Il rimpallo della palla. Rinvio lungo, ci facciamo via. Questi tre punti ci servono ragazzi, teniamo. Bravissimo, buono scambio, vai Crivello. Vai, appoggia, buona così, la puoi tenere, metti il cross, vai, esce Scoruzzi, è finita, ragazzi questa partita è finita, cerchiamo di arrivare a 10 like, no, tanto cominciamo con a testa alta con 6.5 di valutazione, 3 punti importantissimi e scavalchiamo l'Empoli che era davanti a noi. Ragazzi, questo video è finito qui, intanto vi mostro la nostra carriera e la nostra classifica. Siamo un punto dal Bologna e vedremo nei prossimi episodi di scavalcarlo. Intanto l'allenatore elogia le nostre ottime prestazioni. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Bella!